Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel. Puntata particolare perché oggi torniamo a parlare di un prodotto import, un prodotto che ho ricevuto gentilmente dalla Turbine. Infatti è uscito in commercio di recente una nuova edizione 4K del film Paura e Delirio a Las Vegas. Las Vegas, pellicola girata negli anni 90 con protagonista il grande Johnny Depp e Benicio del Toro, girato nel 1998 per la precisione, partecipò anche al Festival di Cannes. E qui abbiamo questa bella edizione con Dolby Vision HDR10, edizione che non comprende la traccia italiana, qui abbiamo unicamente la traccia tedesca e quella inglese. Noi non abbiamo ancora il 4K, chissà se arriverà anche da noi prima o poi. Come al solito la Turbine permette anche diverse cover. Qui addirittura abbiamo sia la versione MediaBook, ma in questo caso io ho scelto la versione con la slip. Qui abbiamo in primo piano il grande Johnny Depp. Ricordo che nel cast abbiamo anche lo Spider-Man, Tobey Maguire, Christina Ricci e anche Cameron Diaz. Vediamo più da vicino l'artwork con la sua bella sigaretta, Fear and Loathing in Las Vegas. Questa è la costina e questo invece è l'artwork posteriore. Un film particolare che io ho visto una sola volta, la noleggiai in VHS proprio appena uscì in commercio, se non sbaglio era nel 99 o il 2000. È un film sicuramente molto molto particolare, non lo misi sicuramente tra i miei film preferiti del regista, però sono sicuro che a distanza di tanti anni lo rivaluterò. Adesso lo vedremo addirittura in 4K e niente, vediamo più da vicino questa edizione. Per quanto riguarda la slip, non abbiamo una slip resistentissima, stiamo parlando comunque di una slip abbastanza leggera. Ecco qua, mettiamola da parte. E poi qui invece abbiamo la Marai con un artwork differente, sempre con Johnny Depp, costina, e qui abbiamo la macchina da scrivere Off the Pig. Pellicola anche abbastanza travagliata perché ci vollero parecchi anni finché il film venne realizzato, se non sbaglio almeno 12 anni. Inizialmente doveva essere diretto da Alex Cox, ma dopo lui abbandonò il progetto e quindi il film andò a Terry Gilliam, che aveva diretto 2 anni prima L'esercito delle 12 scimmie, oltre al bellissimo Brasil con Robert De Niro. Vediamo anche l'interno come è fatto, quindi edizione a 3 dischi. Qui abbiamo il disco 4K con il film, poi qui abbiamo il film nel formato Blu-ray, mentre qui presumo che ci siano i contenuti speciali. Qui dovrebbe essere un documentario, sì, qui abbiamo il documentario, sì, Gonzo, di cui parleremo tra pochissimo. Vediamo se abbiamo anche una cover alternativa, sì, abbiamo una cover alternativa, ecco qua, questa è quella ben più nota, con il volto malformato di Johnny Depp. Lo mettiamo all'interno, quindi edizione a 3 dischi. E adesso diamo un'occhiata a tutti i contenuti presenti in questa edizione, perché è abbastanza ricco di contenuti speciali. Vediamo il flyer, quindi più da vicino. Ecco qua, mettiamolo bello bello al centro. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo la Director's Cut, per la prima volta con il sincrono tedesco. Poi abbiamo il commento audio del regista Terry Gilliam. Questi sono tutti con sottotitoli in tedesco, eventualmente, se qualcuno comprende il tedesco. Poi abbiamo un'intervista fatta con Benicio del Toro, con la produttrice Laila Nabulsi e il cameraman Nicola Pecorini. Poi abbiamo scene eliminate con il commento opzionale del regista Terry Gilliam. Poi abbiamo una featurette Spotlight on Location, un behind the scenes, poi abbiamo un'intervista con Johnny Depp, Benicio del Toro e Terry Gilliam, trailer spot e lo storyboard. In più, edizione che comprende anche questo disco bonus con Gonzo, che è una premiere tedesca, quindi un bonus Blu-ray con questo documentario sull'autore Hunter S. Thompson, raccontata da Johnny Depp. Ed è un documentario anche abbastanza lungo, perché questo dovrebbe durare, vediamo un po' se viene specificato o no, qui la durata io non la leggo,
Comunque dovrebbe essere un documentario anche abbastanza lungo. Qui comunque abbiamo tutte le specifiche tecniche audio video 4K e Blu-ray, quindi abbiamo HDR10 e Dolby Vision sul 4K, tedesco e inglese in DTS HD Master Audio 5.1 e l'inglese anche in HD Master Audio 2.0. Bene, comunque una gran bella edizione, pellicola che io mi guarderò assolutamente nelle prossime settimane. Rimettiamo nuovamente all'interno. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questo video unboxing dedicato a questo prodotto della Turbine. Vi ricordo che il prodotto è disponibile sul loro sito, vi lascio anche il link nella descrizione di questo video. Bene, io vi ringrazio per la visione e alla prossima.